Yugi a tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi sono qui per parlare del nazionale di Yu-Gi-Oh! E di tutta la mia esperienza. Vorrei farvi anche il report, ma nel pratico non è che ci sia un vero e proprio report da fare, in quanto io il main event non l'ho fatto, ho fatto solo il side di Edison, ma ne parleremo dopo. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per tutti gli acquisti dei vostri prodotti competitivi. Adesso a breve uscirà Battle of Legend, quindi se volete recuperarlo trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jackstore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese di Yugi e di One Piece. Quindi se anche per loro volete ottenere un piccolo sconto e ovviamente supportarmi, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo a parlare dell'evento. Parto subito dicendo che se non mi vedete al top della forma, che diciamo queste due settimane sono state un po' impegnative, sia la scorsa che questa. La scorsa in primis perché ho dovuto realizzare tutti i contenuti della settimana, perché da come avete visto, anche se stavo comunque a Forlì, i contenuti sono usciti. In più adesso questa settimana sto preparando tutti i prossimi e uscirà roba interessante, sia con i vari pro player che hanno fatto top, sia tutti gli altri contenuti. E quindi tra lavoro e vari contenuti, diciamo che mi sono ritrovato quella settimana a dormire 10 ore su tutta la settimana, che diciamo mi hanno relativamente provato. Poi stessa cosa ragazzi è successa all'evento, perché il day 1 non è che abbia dormito tutte queste ore, soprattutto perché ci siamo messi con Luca a chiacchierare e quindi diciamo il tempo è volato. Si sono fatte alle 3:30 di notte e la mattina, sai, per arrivare in orario e dovevi svegliare alle 8, mettiamola così. Vabbè, partiamo dall'inizio. Sono partito lunedì mattina a un orario credo indecente, perché comunque dovevo essere su all'evento diciamo prima delle 11, e quindi ho preso il treno più presto che io potevo trovare. Ovviamente con le occhiaie che arrivavano qua giù in fondo riesco a svegliarmi e parto. Okay. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo Road to Nazionale di Yu-Gi-Oh! 2024. Se mi vedete un po' in after distrutto è perché è tutta la settimana che non dormo per organizzare questa roba, però ce l'abbiamo fatta. Detto questo, vi dico solo che registreremo un sacco di contenuti in merito all'evento. Registreremo Sakura Erens, Simatrix, Knight e tanti altri. Quindi seguitemi in questa nuova avventura. Siamo ancora in viaggio, dovremmo essere quasi arrivati perché siamo a Cesena. E vediamo, adesso non faccio in tempo ad andare in hotel perché il check-in è tra un paio d'ore, ma vado direttamente all'evento. E vediamo cosa mi aspetta lì. È stata una traversata infinita, per quanto Forlì risulti molto vicino a me rispetto a Bologna, però nel senso è stata una traversata infinita. Riesco ad arrivare lì, in stazione. Decido ovviamente di iniziare a risparmiare soldi, perché effettivamente volevo mettere tutto il mio capitale in quel momento nell'acquisto di carte. Volevo portarmi a casa qualcosa di interessante. Avevo beccato anche una press card, ma me l'ha fregata a Max. Bacione Max, ti odio. Ma vabbè, dettagli, a parte la price card. Quindi mi auto-obbligo dalla stazione ad arrivare alla venue dell'evento a piedi. Erano 3 km. E quindi, vabbè, te li fai questi 3 km. Ragazzi, allora siamo arrivati a Forlì. Guardate che bella città, non c'è un cazzo. E l'obiettivo adesso è trovare sta cazzo di location. Il problema è che sono appiedato e devo farmi una cosa come 3 km. Che dici, onesto, ci sta, si può anche fare. Il problema sarà il ritorno, perché il nostro hotel, quello mio, di Simatrix, di Erens e di Luca, sta a 6 km dalla location. Quindi l'obiettivo è o prendo un taxi, ma sinceramente non mi voglio far svelare, oppure farsela a piedi. Ma stasera non lo so, il rischio di una coltellata sulla schiena non lo vorrei aumentare più del dovuto, quindi nel dubbio capiamo, è da capire. E il palazzetto non era effettivamente ancora aperto, quindi vabbè, aspettiamo lì davanti, arrivano anche altre persone, ci si inizia a chiacchierare, a testare. Due si erano messi a giocare a One Piece, fenomeni, bravissimi. E va bene ragazzi, siamo arrivati all'evento, da come potete vedere, guardate un po' quanti tavoli e quanta poca gente c'è attualmente. Sì? Vediamo adesso come sarà domani. Considerate che più o meno mi è stato detto che ci saranno 2500 giocatori, quindi abbiamo messo un po' il cazzo in testa di nuovo a tutta Europa. Però io non sarò in mezzo a quei 2500 giocatori, perché non ho portato, cioè ho il mazzo standard ma non ho il biglietto, quindi la situazione è un po' quella che è.
è così, dovevo fare i side event, non ho fatto in tempo a tirare fuori le carte, quindi non so se riuscirò a farlo, ma vabbè, capiamo un attimo. E quindi passo l'intera giornata a girare per l'evento, guardando gli stand se c'era qualche carta interessante e ovviamente chiacchierando con amici e colleghi che non vedo effettivamente mai. Voglio ovviamente ringraziare Lia perché mi ha comprato e regalato un antico drago fatato quarter. Non doveva, però io per memare stavo lì allo stand e ho detto: perché non mi regali una quarter? E effettivamente me l'ha regalata. Io mi sono sentito in obbligo di fargli un altro regalo, quindi stamattina gli ho spedito un pacco con qualcosa che non voleva gli spoilerassi, però gli arriverà un pacchetto. Ragazzi, allora, per memare avevo chiesto a Lia di comprarmi una quarter perché mi aveva venduto delle carte, quindi aveva i miei soldi, doveva comprarla, ma per memare l'ha comprata veramente. Adesso dovrò trovare un modo per sdebitarlo in qualche modo. Fotopiedi. Vuoi un altro fidanzato? No, io, un altro. Un altro. Sol, ti interessa una ragazza? Sono già occupato io. Come si chiama il tuo amico? Ciro. Ciro? Ciro, ti interessa un'altra fidanzata? Una fidanzata? Perché no, devo no. Tentavo di trovare un modo. Se ve lo chiedete, ho speso 100 euro per la collana del manga di Death Note per il mio ragazzo. Non, e non solo questo. Non ce ne fregava niente. E non solo questo. Ha detto che non vuole cambiare fidanzato. Allora, io però sulla foto dei piedi ci farò un pensierino. Vuoi la foto dei piedi di cosa? No, 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 non i miei, i tuoi. Ah, i miei? Interessa la foto dei miei? No, mi interessano solo foto di drago. Piedi di drago, piedi di drago. C'ho il link di alcuni intei sulle Dragon Maid. Che... No, le interessa. Dragon Maid gli darei. Queste le devi tagliare, vale, però, queste le devi. Cioè, guarda, la faccia della disperazione. Non vuole vedere gli intei sulle Dragon Maid. Sono furri, non è vero. Allora, ripeto, la ragazza con le orecchiette da gatto e la coda. E qui chiudo. E quindi, diciamo, la prima giornata effettivamente passa così. Diciamo che passo tutto il resto del pomeriggio con l'idea del ok, posso provare a fare il main event nel caso tanto i biglietti si trovano ancora. Però succede una cosa che mi fa desistere dal giocare. Ovvero, stavo giocando contro Mattek che giocava Ritual Beast. Io avevo Pax in mano, che è una carta magia rapida che mi fa evocare Exo Sister. No, me la fa searchare poi nel caso evocare. Io lo guardo, praticamente ho questa carta in mano, decido di passare. E lui aveva un mazzo che muoveva da cimitero, quindi nel pratico Pax risultava utile perché evocavo Exo Sister, poi appena lui muoveva evocavo Xyz sopra. E quindi in quel momento ho capito che non dormire per una settimana non era la scelta migliore per poter andare a fare il main event. Quindi la giornata finisce così. Droppato praticamente l'idea del main event, si va a mangiare fuori, si va a bere. Io praticamente stavo tirando avanti la mattina con un attimo e le due caffè. Iniziavo tipo a sbarellare e non starci più neanche con la testa. Vabbè, poi dopo aver cenato siamo andati con Mattek al nostro hotel, cioè ci ha accompagnato perché nel pratico il nostro hotel dista da evento 6 km. Quindi non era la cosa migliore di questo mondo, ma ok. Dei due ci svegliamo prestissimo. Buongiorno ragazzi, allora qua abbiamo il signor Luca detto Gaming Tonight, che ovviamente mi sta maledicendo perché ieri sera mi è presa un po' la chiacchiera e abbiamo fatto le 3 di notte, 3 e mezzo di notte. Abbiamo 4 ore di sonno. Sì, io meno di te perché ho fatto la doccia dopo, ma vabbè, dettagli, li sorvolerei su queste cose. No, quando sei arrivato nel letto io t'ho sentito, quindi mi sa che abbiamo dormito lo stesso. Allora, ma t'ho sentito anche molto dietro, specialmente dietro. No, avevamo due letti ma gli ho detto di dormire insieme. In realtà sono un letto matrimoniale e un letto divano letto previsto per 4 persone perché ci doveva anche essere Simatrix, però Fede non ha potuto inculare Simatrix perché? Perché altrimenti gli avrebbe smerdato tutta la cappella, quindi non sarebbe stato molto bello. Ma a parte tutto, dovevano essere due singoli, ma ok, sorvoliamo su questa cosa. Adesso ci stiamo dirigendo alla venue per ovviamente per fare il torneo a Luca, visto che tanto vuole per forza. L'inizio previsto dovrebbe essere le 9, sono quasi le 9 e noi stiamo ancora qua. Eh già, mi sa che non ci sarà nessun main event per il signor Vergens oggi. E io invece, io sono in coma, io non credo di farlo l'evento. Soprattutto perché non ho il ticket. Luca si prende un game lost perché siamo arrivati in ritardo, cioè abbiamo preso un autobus, ma è stato un po' un casino, vabbè. Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla venue del primo giorno di torneo. Come potete vedere è pieno di gente. Io ovviamente...
dannato, come ho detto prima. E vediamo, adesso mi faccio un giro dagli stand e vedo se si riesce a tirare su qualcosina di carino. Raga, non è possibile, ho beccato un mezzo di merda, selvatico. Dopo, quando si alza, gli tiro una coltellata. Dei due, praticamente passo l'intera giornata in coma, giro per i tavoli senza rendermi effettivamente conto di stare praticamente per morire. Dai, su, tira fuori, tira fuori. Un vero cosplayer. Sì. Così si fa. Niente. Oggi però sta andando male il Lazio. Allora, ragazzi, il Lazio non si fa per vincere. Il Lazio si fa per andare lì, buttare dei soldi, avere dei pacchetti dove palesemente non trovi niente. Sono gratis il Lazio. Io sono sempre uno che tryharda, però vita cazzo di cane. Oh, allora io sono venuto al nazionale, allora mi sono fatto il nazionale senza preparazione, poi sono andato al nazionale, ho fatto schifo, ho rubato il mazzo, vado all'ICS, non ho più giocato all'ICS, ovviamente faccio schifo di nuovo e vengo di nuovo al nazionale senza preparazione. Però il nazionale Antometa ha vinto. Sì, ho vinto un game. Meglio di zero. Sì. Anto Show sarà contento. Sì. Allora, io a Anto Show gli ho scritto. Però il problema è che mi risponde. Cioè, c'ho anche il suo numero di telefono. E quindi niente. Ti risponde Anto. Ma c'è, secondo me. Sono antipatico perché vinco? Non è un problema. In realtà è lui sotto falsa copertura. Lui è uno del suo team che effettivamente non si conosce. Finché alla fine, verso l'ora di pranzo, insieme a un altro ragazzo, Alan, decidiamo di giocare Retroform Edison. Io mai giocato Edison in vita mia, tranne tipo 10 anni fa. Mi presto un mazzo Lightswarm, lo testo. Lightswarm non è il mazzo che fa per me perché millo solo le robe sbagliate e pesco solo le robe sbagliate e così. E visto che lo standard non l'ho fatto, farò il serie event di Edison e probabilmente studierò pure lì. Però sinceramente giocare JD che spacca tutto è molto più semplice rispetto a giocare la combo tempale. E quindi e quindi senza forse andiamo a provare a fare qualcosa. Poi vi tengo aggiornati su come va. Oh, la lista è una merda quando di primo turno tu becchi queste tre. Guarda, il 50% di possibilità, no, il 50% della millata è accettabile. Prima volta su, no, 82 match. Doppia rana imbrogliare l'avversaria? Ovviamente, tutti i due target per spaccare al cimitero. L'idea era di fare il 6 Devon Edison, prima dico di no, poi alla fine mi autoconvinco e lo andiamo a fare. Vi dirò, ragazzi, a parte la prima partita che non stavo praticamente connesso, le altre due le ho vinte, quindi... Nel pratico ho chiuso il day 1 di Edison con un risultato di 2-0. Cioè, la prima perdo contro Bayou Turbo, poi la seconda e la terza... Ah no, la seconda la vinco contro una roba coi pianta, il terzo la vinco contro Bayou Turbo. Quindi mi sono sentito molto realizzato. Considerate che la terza stavo parlando con un ragazzo che mi segue, a un certo punto andiamo al tavolo e eravamo io contro di lui. E ho vinto, sono stato molto contento. Diciamo che effettivamente sono un player migliore in retro format che in standard, questo posso confermarlo. Ah, una roba, nella partita contro il ragazzo che giocava al mazzo pianta, e tipo faccio una giocata incredibile perché ero top deck, attivo l'effetto di zombie untore che lo rievoco e per rimettere la carta in cima al mazzo. Praticamente la mia idea in testa era: ok, faccio GD, spacco tutto, evoco lui, evoco lo zombie untore, attacco con entrambi, gli rimane tipo 300 life points, spero che non becchi nessun mostro con cui mi può attaccare e spaccare lo zombie untore, perché mi erano tipo rimasti 600 life points, quindi se beccavo un mostro piccolo, ok, se beccavo un mostro grosso era un problema. E poi il turno dopo provo a vincere. Praticamente io faccio il contrario, evoco lo zombie untore, poi il JD, quindi praticamente JD spacca anche lo zombie untore, spacco tutto, attacco, gli rimangono tipo 1200, forse anche meno. E il turno dopo pesco, che era il Gorz che avevo rimesso in cima, lui praticamente becca un altro mostro che mi setta e quindi io la perdo così. Poi le altre due partite le ho vinte. Però sarebbe stato carino chiuderla con la giocata incredibile, che potevo fare, ma che ho sbagliato. Allora, siamo appena usciti dal nazionale e ho deciso di fare il side event di Edison. Non vi dico come sta andando perché non voglio portarmi sfiga, però sta andando benissimo. Adesso domani devo capire a che ora inizia perché... Ma che cazzo vuoi? Mi fanno fare il mio report. Comunque, domani bisogna capire un attimo a che ora dobbiamo essere là. E poi l'idea di farsi qualche turno, poi prendere il pisello e andare a casa. Sempre prendere il cazzo. Sì, mamma mia, sarà una giornata impegnativa.
e vediamo. Tanto ho già messo in conto che anche stasera si faranno le tre e mezzo, solito orario da... Non esiste. È un testa non di esiste. Cazzo, non si vuole divertire. Non esiste. Non si vuole divertire. Ho chiesto anche a Mezzi di andare a bere, no, io sono stemio. La sera poi, per quanto sarebbe stato incredibile uscire e fare serata, io e Luca siamo morti e collassati sul letto e quindi niente. La mattina, dove lui doveva andare a fare gli ultimi turni per riuscire quasi a passare, io ovviamente dovevo andare a fare il day 2 di Edison, ci siamo svegliati alle 9 perché stavamo morendo, abbiamo detto, abbiamo deciso di droppare entrambi, però in cuor mio so di aver chiuso in maniera positiva e quindi mi ritengo molto soddisfatto di questo. Signori, oggi il cappello fa... Go, come li fa la madre. Bene ragazzi, allora... Oggi è il terzo Stiamo giorno. Stiamo pregando il Signore che riusciamo a prendere il bus. Ma ci acceleriamo. Comunque, vi stavo dicendo, oggi è il terzo giorno e da come potete vedere il sole è già sorto da un po', anche se è tutto nuvoloso, e abbiamo deciso di, malgrado per colpa di Vergens, di dormire, perché aveva bisogno delle sue 10 ore di sonno per essere bello, pimpante. E quindi io ho dovuto rinunciare anch'io alla mia top per il torneo di Edison, tanto. La famosa top che avrebbe fatto cappello con ben 2 ore di sonno in 12 giorni. Non è vero, erano più di 10, ma va bene, sorvoliamo su questo. Quindi adesso andiamo in Velio, vediamo cosa fare e nel caso pomeriggio si fa qualcosa. Qualche torneino da quelli da 8 persone, poco impegnativo. Droppiamo entrambi l'evento e il terzo giorno io me lo passo girando sempre tra gli stand, chiacchierando, registrando cose e rompendo il cazzo palesemente alle persone e niente, così. Terzo giorno è finito molto tranquillo, niente di troppo particolare. Ragazzi, oggi facciamo un sub in più, dai, su. Solo un mese. Vabbè, ma a me va benissimo. E paga pure, manco col Prime, ragazzi, così si fa. Il Prime è da Normi. No, esatto. Non so che soldi. Ha finito. L'ho spesi tutti per le americane. No, è andato, godo. E si arriva al mese prossimo. Dai. Mi ha fatto piacere incontrare dei ragazzi che hanno aperto un canale, adesso il nome mi sfugge, però loro hanno un'età media di 15 anni. E mi seguono. Mi fa molto piacere perché non pensavo di avere dei fan così giovani. Questa cosa non cambierà assolutamente niente sulla tipologia di contenuti che porto, però mi fa molto piacere perché se no siamo tutti vecchi vicino alla morte, che cioè praticamente il mio target va dai 18 ai 35 e averceli di 14-15 mi fa piacere e quindi un bacione e li saluto. Al ritorno poi domenica ringrazio tantissimo un ragazzo che ci ha accompagnato da la Value a casa, cioè sì, nella casa che avevamo affittato, perché nel pratico se no ci toccava spendere 20 euro. L'unico problema è che mentre stavamo tornando all'hotel, alla casa, ci hanno fermato i carabinieri e fortunatamente era tutto in regola e siamo riusciti a tornare a casa. Poi eravamo io e Luca e abbiamo prenotato da mangiare e praticamente anche lì casini perché McDonald's non sa fare il suo lavoro e quindi era arrivato un altro ordine, un disastro. Il problema di fondo è che io sarei dovuto ripartire all'una avevo un treno che sarebbe arrivato tipo alle 2:15 e quindi se si dava una mossa al Mac era meglio. L'altro problema di tutta questa cosa è che io a mezzanotte ho chiamato un taxi, però tutti i taxi erano pieni, quindi mi è toccato fare a mezzanotte a piedi con 10 box di lede e tutta la roba da lì fino in stazione, quindi erano tipo 3 km di strada e quindi è stato un po' una merda perché al buio, di notte, con 10 box di lede, ok che lì value non c'era, però... Non era la cosa molto più normale da fare, soprattutto perché dovevo fare le robe di corsa. Però alla fine sono tornato a casa, almeno quello. Detto questo ragazzi, mi dispiace che questo video non ha una struttura né un filo logico ed è un racconto totalmente sconnesso, però hey, il video è così. Detto questo vorrei passare ai ringraziamenti perché ragazzi siete stati in tantissimi a riconoscermi, a chiedermi le foto e mi ha fatto solo tanto piacere. Quindi se avete qualche foto mandatemela su Instagram, così vi riposto o almeno ce l'ho e mi fa solo che piacere. In più vorrei dire a quei due figli di puttana di Erens e
Cimatrix, che la prossima volta che ci danno buca a me e a Luca, li andiamo a prendere e impalare, perché nel pratico ci hanno dato buca tutti e due, uno per il cagotto e uno per i treni. Ma vabbè, dettagli. Erenz poi mi sta palesemente ascoltando, perché tanto è su Discord, almeno lo sa per la prossima volta. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento, ovviamente, cosa ne pensate, se ci eravate e ovviamente se ci verrete l'anno prossimo o all'ICS se lo faranno. Fate mesi e noi ci vediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti! Chi è che vuoi imparare, brutto coglione?